Ciao, prima di tutto vorrei scusarmi per la mia assenza di, insomma, questo periodo. Purtroppo davvero tanti impegni, alcuni di questi mi stanno un po' cambiando la vita, c'è un piccolo cambiamento nella mia vita. Però, a parte le cose mie, recentemente mi ha contattato la profumeria Locke, che è l'officina olfattiva cosmetica, dicendomi che ha perso i suoi follower del suo account. Perché ha perso l'account? Purtroppo il suo account di Instagram è stato hackerato. Quindi vi lascio giù, ve ne avevo già parlato, vi lascio giù il link nuovo, il suo account nuovo, così che possiate iscrivervi nuovamente. Detta questa cosa, mi è venuto in mente che io ho ancora dei campioni che avevo preso da Locke e non ho ancora recensito. Ne ho recensito uno solo, che era quello di Timothy Hahn, si chiamava She Came to Stay. Voglio andare avanti recensendo questo brand inglese perché credo che ci siano davvero dei gioielli all'interno di questo brand. Credo davvero che alcune di queste fragranze debbano essere conosciute. E mi stupisce tanto che così poche persone ne stiano parlando, perché vedrete. Oggi parliamo appunto di quattro profumi di Timothy Hahn. Poi ne aggiungerò due di un altro brand che tratta sempre Locke, visto che già ero in tema, che si chiama Atelier numero 7 di Erika Gualtieri. Non credo c'entri nulla col famoso Gualtieri di Orto Pariese Nasonato. Comunque, cominciamo, gente, dai. Benvenuti su Decantantes. Oh, allora, ciao gente, io sono Fabrizio, questo è Decantankerus e qua vado avanti a mettere a posto i miei campioncini. Per chi non lo sapesse, annuso dei campioni di profumi, ognuno di questi finirà in una delle scatolette. Qui quelli che mi piacciono molto, qua quelli che non mi piacciono tantissimo o che mi piacciono ma non fanno per me, qui quelli che proprio non mi piacciono e sono convinto che non metterò mai, oppure hanno qualcosa di interessante, ma davvero cozzano col mio carattere, la mia pelle, eccetera, eccetera. Partiamo da un profumo, appunto, di Timothy Hahn, che si chiama Heart of Darkness, cuore di tenebra. Qualcuno ha reminiscenze, gli viene in mente qualcosa? Ognuno di questi profumi si rifà ad un romanzo famoso. Cuore di tenebra, che è un romanzo di Conrad, credo che tutti lo conosciate, non dico che tutti l'abbiate letto, ma credo che tutti ne abbiate sentito parlare. Insomma, vediamo un po' se questo profumo ci riporta alle atmosfere del libro, sulle maniche che si lavora. Allora, per prima cosa devo dire che questo profumo, leggendo le note, me l'ero immaginato molto diverso. All'interno ci sono note come cuoio, catrame di betulla, poi in testa abbiamo della violetta e abbiamo delle note ozoniche. Diciamo che, almeno per la testa, ma poi anche per tutto il resto del profumo, queste note ozoniche, queste note fiorite, rimarranno le protagoniste. Può sembrare, leggendo le note, che questo sia un profumo molto denso e scuro, in realtà, anche dal nome, appunto, Heart of Darkness, in realtà questo profumo rimane piuttosto fresco, piuttosto godibile. È un profumo da mezza stagione, secondo me. Non è estivo perché non è così fresco, non è così frizzante. Sotto c'è un catrame di betulla che è uno dei, forse il modo migliore in cui l'ho sentito utilizzare. Dà un po' di sfondo alla fragranza, dà un po' di fumosità, dà un po' di corpo e un po' di carattere, ma non fa diventare mai il profumo scuro. Quindi è una fragranza che comincia pulita, fresca, frizzante, fiorita. Ma man mano che va avanti c'è questo odore un po' più denso, un po' più scuro che si fa strada senza però mai emergere, senza però mai diventare esso stesso il protagonista. Quindi un profumo secondo me perfetto per la mezza stagione in cui balliamo tra il freddo e il caldo, esattamente come in questo periodo. Si parla di, allora, tutti i profumi di Timothy Hahn vanno dai 160x60 ml fino a quello che costa di più, mi pare che costi 210 euro, sempre un 60 ml.
Però devo dire che Timothy Hahn si differenzia per l'uso delle materie prime. Sono materie prime per lo più naturali, o quanto più naturali, comunque sono ottime, sono veramente ottime. Non dico che sono talmente buone che potrebbe prenderne tre, mischiarle insieme e fare un profumo della Madonna, però insomma si sente che la qualità è eccellente. Quindi ovviamente anche il prezzo crescerà un pochino. Questo profumo mi piace tantissimo, mi piace veramente tanto. Ha appunto quel non so che di acquatico e fresco, con questa cosa sotto che serpeggia, questo odore fumoso e cuoiato che serpeggia sotto e gli dà una sfumatura completamente diversa, è eccellente. Non dormite su questi profumi, perché veramente sono tra i migliori che io abbia sentito, almeno nell'ultimo periodo. È fantastico, secondo me è fantastico. Allora, in questo periodo io non ho soldi, quindi dovrò risparmiare un po', ma almeno uno di questi io devo assolutamente averlo. Heart of Darkness finirà tra i profumi che adoro, perché se lo merita, hai l'onore di stare in questa scatoletta. Come ti senti? Parliamone. Allora, continuiamo con un altro profumo, sempre di Timothy Hahn, che ha un titolo eccellente, e si chiama The Decay of the Angel, il decadimento dell'angelo. Questo è un profumo ispirato a un libro giapponese, di uno scrittore giapponese che io non conosco, onestamente, ed è anche questo, secondo me, un ottimo profumo. L'apertura è veramente molto medicinale. Ma è proprio per i primi secondi, diciamo che nel giro di 30 secondi già questo profumo si trasformerà. Rimane un profumo luminoso, aperto, ma non facilissimo, almeno non all'inizio. Questo odore medicinale iniziale si trasforma piano piano in un odore più fresco, più aromatico e più verde. Quell'odore medicinale dell'apertura passa in sottofondo, lascia spazio alle note appunto più verdi, più balsamiche. Si trasforma in un profumo un po' più talcato, in una nota appena più polverosa, che si mescola appunto all'aromaticità di quello che riesce ad emergere. Ci sono note fiorite, per lo più questo diventerà un profumo fiorito, anzi quasi sfiorito, perché sa di fiori lasciati ad essiccare, fiori lasciati ad appassire. Ha un qualcosa di decadente, ha qualcosa di inquieto. Ha qualcosa di drammatico. È comunque un profumo che non mi rassicura, non mi mette a mio agio, ma la trovo una cosa eccezionale. Io trovo eccezionale che un semplice odore, un odore riesca ad evocare queste sensazioni. Io trovo veramente strabiliante che un profumo riesca a cambiare lo stato d'animo di una persona e farla sentire più sicura, più inquieta. Quindi ogni cosa che riesce a muovermi la apprezzo. Quindi questo è un profumo che ha qualcosa di talcato, molto di fiorito, qualcosa di balsamico e di legnoso. Una testa, o comunque la parte che sentiamo meglio, perché ormai non è più la testa, è molto aromatica ed è un profumo che può emozionare. Purtroppo non è il mio genere. Non è il mio genere perché, siamo realisti, credo che non lo indosserei mai. È qualcosa che ha bisogno di un carattere più malinconico, un po' più chiuso in se stesso. È un profumo che uno che è pirla come me non si può permettere, e un po' me ne dispiaccio. Ma comunque, rimanendo onesti, questo profumo finirà qua in mezzo. Ne apprezzo veramente tanto la fattura, ne apprezzo veramente tanto il modo in cui riesce a muovere l'anima, diciamo, ma non è un profumo che fa per me. Però, ragazzi, mi ha smosso qualcosa. Proseguiamo con Against Nature. Questo, Against Nature, non il profumo, ma il libro a cui si ispira, si chiamava Arebur. Comunque è il libro simbolo del decadentismo. Diciamo che Timothy Hahn non mi sembra essere una persona molto allegra. Non mi ricordo l'autore in questo momento, potrei andare a vedere, non ne ho voglia, mi
pare si chiamasse Wiseman. Comunque, Against Nature è contro natura, cioè contro la natura, è un profumo che vuole, come il libro, mettere fine al naturalismo e dare origine al decadentismo. Origine alla creazione artistica che supera la natura o si vuole sostituire a essa o comunque vorrebbe creare anche lei, anche l'arte, qualcosa di nuovo. È un profumo che apre con delle note verdi, paradossalmente, ma queste note verdi trascendono, diventano qualcos'altro e si trasformano in qualcosa di più plasticoso, più metallico. Pensate ad uno sfondo agrumato, acidulo, con delle note metalliche sopra, come quando mettete in bocca un pezzettino di ferro che vi dà quella sensazione di elettricità in bocca, quasi acida, salata. Ma non è un profumo salato, eh. È più che altro un profumo che ha qualcosa di verde e di acquatico che viene mescolato con note che ricordano la plastica, la vernice, il metallo. E nonostante possa sembrare un accordo fuori dal mondo, vi assicuro che anche questo profumo è eccezionale. E mi piace un bel po'. Questo è il primo profumo di cui ho sentito parlare di Timothy Hahn, perché mi aveva ovviamente incuriosito il tema, perché anch'io sarò pirla, ma non sono una persona felicissima, e è eccellente. Credo che quello che avevo in mente è esattamente quello che sento qua dentro. Sento quella voglia di utilizzare la natura per creare qualcosa di nuovo, creare una forza creatrice, pardon, utilizzare una forza creatrice per creare qualcosa di ancora diverso, qualcosa di mai sentito, qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Tutto è rivolto comunque a creare qualcosa di bello e piacevole. Lo adoro. Questo è probabilmente quello che fa più per me all'interno di tutta la linea di Timothy Hahn. È un profumo che vi consiglio tantissimo, è un profumo che costa un po', me ne rendo conto. Provatene un campione. Secondo me, ripeto, non è qualcosa che ci dobbiamo lasciare scappare. Questo è veramente, a mio parere, un artista, non solo un naso. Gente, questo è fantastico. È qualcosa che ha un concetto dietro solido e che viene rispettato. Ha una coerenza creativa che non vedo spesso. Non vedo quasi mai. Non sembra una persona che ha fatto il profumo e poi ha cercato di dargli un senso. Sembra proprio una persona che aveva in mente esattamente quello che doveva fare e ha lavorato fino ad ottenere quello che voleva. Io sono senza parole, ragazzi. Se vi piacciono i profumi verdi, ma volete qualcosa di nuovo, di strano, Against Nature. Fantastico. Ovviamente. Va qua dentro. Sarebbe stato divertente riempirlo di elogi e poi infilarlo lì, ma mi diverto con poco. Ultimo profumo di Timothy Hahn si chiama On the Road. Sì, Kerouac, libro simbolo della generazione Beat, della Beat Generation. Il libro non l'ho mai letto perché quel poco che so di questo libro non mi esalta tantissimo, non è il mio genere, però sentiamo questo profumo com'è. Allora, già questo profumo apre con un odore che mi ricorda effettivamente l'odore dei copertoni di una moto, di un'auto. È un odore un po' gommoso con sotto qualcosa di veramente tanto aromatico. Credo che ci sia della betulla anche qua dentro, o del catrame di betulla o del labdano. Comunque qualcosa di fumoso, molto fumoso, pungente, che però viene pulito, viene lucidato, viene trasformato da un odore agrumato che c'è in testa. Adesso non ricordo se ci siano effettivamente degli agrumi, perché anche qualcosa di fiorito è anche qua tutto un composto che vibra fino quasi ad esplodere in qualcosa di fantastico. È un profumo un pochino più, diciamo, di un genere che io conosco un po' meglio, nel senso che
mi ricorda qualcosa che ho già sentito, mi ricorda un po' tutto quello che ha dentro o la betulla o l'abdano, perché si sentono veramente tanto, ma c'è appunto tutto il cuore, tutta la testa che ci giocano sopra, che gli danno un carattere nuovo, un carattere diverso, un carattere più frizzante, non più fresco, però più luminoso, più brillante, come se stesse scintillando, come se fosse, ecco, mi viene in mente un saldatore che salda un pezzo di metallo nella notte, ok? Non è un'immagine particolarmente poetica, me ne rendo conto, anche se c'è poesia nel lavoro del saldatore, ne sono piuttosto convinto. È un profumo particolare. Non è un profumo estivo, non è, secondo me, neanche tanto da mezza stagione, è proprio invernale. È un profumo veramente invernale, molto intenso, che però non è così caldo, non ha niente di dolce. È comunque un profumo particolare, che è proprio quasi un genere a sé stante. Quindi, gente, anche questo è eccellente. Però non mi ha esaltato come mi hanno esaltato gli altri due. Ma mi ha esaltato, un pochino mi scuote. Ma un pochino non basta. Il fatto è che se siete persone che adorano i profumi fumosi, persone a cui piacciono i profumi che hanno qualcosa di cuoiato, qualcosa di denso, qualcosa di scuro, questo dovete provarlo, ok? Se poi vi piace Kerouac, provatelo anche solo per vedere se vi ricorda qualcosa del libro. Io onestamente non vi saprei dire. È un altro dei profumi di Timothy Hahn che si trasforma, che cambia, diventa sempre più aromatico, sempre più frizzante, ma con sempre quella base bella solida, cuoiata, fumosa che trovate sotto. Io ve lo straconsiglio, lo metto qui perché comunque non penso che sia un profumo che acquisterò, perché ho già profumi che gli somigliano. Diciamo che quasi quasi avrei voluto sentirlo prima di altri profumi che ho. Probabilmente avrei preso questo. Eccellente Timothy Hahn, ragazzi, eccellente. Ripeto, se volete qualcosa di suo, anche solo sentire i campioni, lo trovate sulla famosa Officina Olfattiva Cosmetica. Vi avevo lasciato il link una volta, dimenticatevelo, ve ne lascio uno nuovo. Passiamo adesso a un brand italiano piuttosto recente, ho letto che è del 2019, si chiama Atelier numero 7 di Erika Gualtieri. Ripeto, non so se questa Erika Gualtieri abbia a che fare col famoso Alessandro Gualtieri, non ne ho idea, non mi importa neanche particolarmente, andiamo a sentire i suoi profumi. Di Erika Gualtieri andremo a sentire Blu 1901 e Carosello 75, c'è in realtà un altro profumo nella linea, si chiama Manet, è un profumo che è molto morbido, molto pastoso, molto burroso, ricorda un po', sa un po' di rossetto, quel tipo di profumo lì, però è un po' più fumoso di quelli che conosciamo, è molto particolare, è molto buono ed è anche molto finito. Ho finito il campione, quindi non ve ne voglio parlare. Non è un profumo che sa di uomo, è un profumo molto strano, però mi piaceva un sacco. Poi sulla mia pelle quella parte burrosa tendeva a sparire e emergeva di più la parte più fumosa, un po' più fiorita, pungente. Insomma, ragazzi, sulla mia pelle faceva miracoli. Poi provate a sentirlo, purtroppo non ce l'ho qui. Parliamo quindi di Blu 1901. Blu 1901 si presenta come un profumo piuttosto acquatico, frizzante, effervescente. Ha qualcosa di verde, ma il carattere acquatico, fumoso, legnoso è quello che emerge. È una commistione di queste di questi tre caratteri. È particolarmente spiccato quell'odore pungente che è quasi balsamico, che non riesco a capire bene che cosa sia. Ma è un odore acquatico molto frizzante. Non so come meglio spiegarvelo. Pensate a quelle note legnose che danno molta frizzantezza al profumo, ok? Come se fosse qualcosa, come se fosse un parente della liquirizia, per dire, ma non sa di liquirizia. Ha qualcosa di fiorito che prendete queste cose, le mischiate delle note acquatiche, viene fuori questo profumo. È un profumo piuttosto fresco, piuttosto estivo, direi.
Molto piacevole, non so bene capire su che tipo di persona riesco a vederlo. Mi viene in mente davvero una giornata soleggiata con questa persona vestita molto bene, in modo piuttosto classico, con tanto di moderno, ma molto elegante. Una persona con un buon savoir-faire, con un bel modo di muoversi, una persona che insomma, notate, è molto signorile, non so come meglio dirvelo, è buono. Però, vi sembra una persona signorile? No, non fa per me. Però eccellente. Buono, non particolarissimo, non diverso, cioè non è, insomma, non è come Timothy Hunt, ragazzi. Mi secca dirlo, perché secondo me merita tanto. Però non sento niente di particolarmente nuovo, diverso, che mi colpisca, ma è uno di quei profumi che non sento da tanto tempo. Molto buono, molto elegante, davvero da persona con tanta eleganza dentro e fuori. Molto buono, ragazzi, però davvero non per me. Quindi Blue 1901 va tra questi. Passiamo adesso a Carosello 75. Questo profumo mi ricorda precisamente una cosa. Mi ricorda un vecchio barattolino che avevo pieno di liquore all'anice, che aveva dentro degli zuccherini. Questi zuccherini andavano estratti, andavano messi su un cucchiaio o qualcosa, gli veniva dato fuoco, bruciavano l'alcol e poi venivano mangiati, possibilmente senza prendere fuoco alla faccia. Mi ricorda esattamente quello. Non so che cosa ci sia dentro, non so se c'è dell'anice, non so davvero che cosa lo componga, ma è pazzesco. Mi riporta davvero alla mente quella cosa lì. Passato quell'effetto, passato, in realtà non passa, però oltre a quell'effetto si sentono emergere anche altre note. Verdi molto fresche, molto luminose anche queste, molto solari. E c'è un fondo dolce che si sente da qualche parte. E anche questo è un profumo, cazzarola, scusate, è costruito veramente bene. Ok, questo mi sta veramente esaltando. È eccezionale. Se vi piacciono i profumi freschi, molto diversi, abbastanza verdi, se vi piace l'anice o il finocchio, quelle note lì, e volete qualcosa che lo ricorda, secondo me ha anche qualcosa di boozy, ovviamente, mi ricorda un liquore, una grappa, una vodka all'anice. Ah, è bellissimo, è bellissimo, gente, cacchio, che buono. Non so quanto sia portabile, ma onestamente a me non interessa particolarmente. Perché sembra davvero quasi zuccherato, sembra... Insomma, diciamo che più che non so quanto sia portabile, non so quanto sia maschile. Se volete una cosa maschile, forse questo non è il vostro. Se non ve ne frega una cippa o siete donne, io una annusatina gliela darei. Fate voi. Comunque questo va qua perché veramente mi sta facendo fare i salti di gioia. Che buono, mi finì l'acquolina in bocca, è straordinario. Gente, direi che ho finito, mi sono coperto di profumi, peccato per Manet perché secondo me va sentito, è pazzesco. Comunque, ripeto, li trovate dove già vi ho detto, vi lascio il link sotto, bla bla bla. Noi ragazzi ci vediamo, fatemi bravi, mi raccomando, però non troppo. Alla prossima, ciao.